riesco a trovare le parole per chiarire a me stesso e anche al mondo cos'è che fa male. Mi fa male. Mi fa male essere lasciato da una donna. Non sempre. Mi fa male l'amico che mi spiega perché mi ha lasciato. Mi fanno male quelli che si credono di essere il centro del mondo e non sanno che il centro del mondo sono io. Mi fa male quando mi guardo allo specchio. Mi fa male anche quando mi dicono che mia figlia mi assomiglia molto fisicamente. Mi fa male per lei. Mi fanno male quelli che sanno tutto e prima o poi te lo dicono. Mi fanno male gli uomini esageratamente educati, distaccati, formali. Ma mi fanno più male quelli che per essere autentici ti ruttano in faccia. Mi fa male essere così delicato e non solo di salute. Mi fa male più che altro il fatto che basta che mi faccia male un dente che non mi fa più male il mondo. Mi fanno male quelli troppo ricchi, quelli troppo poveri. Mi fanno male anche quelli troppo così e così. Mi fa male l'IVA, le trattenute, il 740, i commercialisti. Mamma mia, come mi fanno male i commercialisti. Mi fanno male le marche da bollo, gli sportelli, gli uffici, le code. Mi fa male quando perdo la patente e gli amici mi dicono condoglianze. E gli impiegati, quando vai lì, non alzano neanche la testa. E poi quando lo alzano si incazzano, perché gli fai perdere tempo. Ti trattano male, giustamente, siamo noi che sbagliamo. L'ufficio è sempre un altro, e poi un altro ancora. E poi le segretarie, i capufficio, i funzionari, i direttori generali. Mi fa male la burocrazia, mi fa male l'apparato, la sua mentalità, la sua arroganza. Mi fa male lo Stato. Come sono delicato. Mi fa male il futuro dell'Italia, dell'Europa, del mondo. Mi fa male l'immanente destino del pianeta Terra, minacciato dal grande buco nell'ozono, dall'effetto serra e da tutte quelle tragedie planetarie che al momento poi, a dir la verità, non mi fanno mica tanto male. Sarà perché mi fanno male le facce verdi dei verdi. Mi fanno male i fax, i telefonini, i computer e la realtà virtuale. Anche se non so cos'è. Mi fa male l'ignoranza, sia quella di andata che quella di ritorno. Mi fa male la scuola privata, ma anche quella pubblica, non scherzo. Nonostante che il Ministero della Pubblica Istruzione abbia 1.200.000 dipendenti. Numericamente nel mondo l'ente è secondo soltanto all'esercito americano. Però... Mi fa male la carta stampata, gli editori, tutti. Mi fanno male le edicole, i giornali, le riviste con i loro inserti. Un regalino, un opuscolo, una cassetta, un gioco di società, un cappuccino, una brioche.
Mi fanno male quelli che comprano tutti i giornali perché la realtà è pluralista. No, non mi fa male la libertà di stampa. Mi fa male la stampa. Mi fa male che ci sia ancora qualcuno che crede che i giornalisti si occupino di informare la gente. I giornalisti, che vergogna. Cosa mettiamo oggi in prima pagina? Ma sì, un po' di bambini stuprati, è un periodo che funziona, no? Mi fanno male le loro facce presuntuose e spudorate. Facce libere e indipendenti, ma estremamente rispettose dei loro padroni, padroncini. Facce da grandi missionari dell'informazione che il giorno dopo guardano l'indice d'ascolto, sì, alla televisione. Facce completamente a loro agio, che si infilano le dita nelle orecchie e si grattano i coglioni. Sì, questi geniali opinionisti che gridano, litigano, si insultano, sempre più trasgressivi, questi coraggiosi leccaculo travestiti da ribelli. È questa libertà di informazione che mi fa vomitare. Come sono delicato. Mi fa male, eh? Quando mi suonano il campanello di casa e mi chiedono di firmare per la pace nel mondo, per le foreste dell'Amazzonia, per le balene del Pacifico, e poi mi chiedono un piccolo contributo, offerta libera, soldi, tanti soldi per le varie ricerche, per la vivisezione, per il terremoto nelle Filippine, per le suore del Nicaragua, per la difesa del canguro australiano. Devo fare tutto io. Mi fa male quando mi sento male. Mi fa male che in un ospedale pubblico per fare un TAC ci vogliano in media 7 mesi. Mi fa male che uno magari dopo 7 mesi... Mi fa male la faccia assolutamente normale del professore che ti dice: certo che privatamente con 1,2 milioni si fa domani. Mi fa male, anzi mi fa schifo, chi specula sulla vita della gente. Mi fanno male quelli che dicono che gli uomini sono tutti uguali. Mi fanno male anche quelli che dicono che il pesce più grosso mangia il pesce più piccolo. Mi farebbe bene metterli nella vaschetta delle balene. Mi fa male la grande industria. La media mi fa malino. La piccola non mi fa praticamente niente. Mi fanno male i grandi evasori. I medi mi fanno malino. I piccoli fanno quello che possono. Mi fa male che a parità di industriali stramiliardari un operaio tedesco guadagna 2,8 milioni lire al mese e uno italiano 1,4 milioni. Ma l'altro 1,4 milioni, dov'è che va a finire? Allo Stato, che ne ha così bisogno. Mi fa male che tra imposte dirette e indirette un italiano medio paghi, giustamente per carità, un carico di tributi tale che se nel Medioevo le guardie del re l'avessero chiesto ai contadini, sarebbero state accolte a secchiate di merda. Mi fa male che l'Italia, cioè voi, cioè io, siamo riusciti ad avere, non si sa bene come, 2,000,000,000 di debito. E si sa, un vestitino oggi, un orologino domani, basta distrarsi un attimo e si va sotto di 2,000,000,000. Questo lo sappiamo tutti, eh? Ce lo sentiamo ripetere continuamente. Sta cambiando la nostra vita per questo debito che abbiamo.
Ma con chi ce l'abbiamo? A chi li dobbiamo questi soldi? Questo non si sa. Questo non ce lo vogliono dire. No, no, perché se li dobbiamo a qualcuno che non conta, vabbè, gli abbiamo tirato un pacco, è finita lì. Ma se li dobbiamo a qualcuno che conta, 2 milioni di miliardi, prepariamoci a pagare in natura. Mi fa male la violenza, mi fa male la sopraffazione, la prepotenza, l'ingiustizia. A dir la verità mi fa male anche la giustizia. Un paese che ha una giustizia come la nostra non sarà mai un paese civile. Io personalmente, piuttosto che avere a che fare con la giustizia, preferisco essere truffato, imbrogliato, insultato e al limite anche un po' sodomizzato, che magari mi piace anche. Mi fanno male anche le facce dei collaboratori di giustizia, sì, dei pentiti, degli infami, insomma, che dopo aver ammazzato uomini, donne e bambini fanno l'atto di dolore, tre pater ave gloria e chi si è visto si è visto. Mi fa male che tutto sia mafia. Mi fa male non capire perché animali della stessa specie si ammazzino tra di loro. Mi fa male che in Bosnia non ci sia il petrolio. Mi fa male chi crede che le guerre si facciano per ragioni umanitarie. Mi fa male anche chi muore in Somalia, in Ruanda, in Palestina, in Cecenia. Mi fa male chi muore. Mi fa male chi dice che gli fa male chi muore e fa finta di niente sul traffico delle armi, che è uno dei pilastri su cui si basa il nostro amato benessere. Mi fanno male le lobby di potere, le logge massoniche, la P2 e la P1? No, perché se c'è la P2 ci sarà anche la P1. Se non la P2 la chiamo la P1. No, quelli della P1 sono buoni, mansueti, come agnelli. In genere stanno a cuccia. Mi fa male qualsiasi tipo di potere, quello conosciuto ma anche quello sconosciuto, sotterraneo, che poi è il vero potere. Mi fanno male le oscillazioni e i rovesci dell'alta finanza. Più che male mi fanno paura, perché mi sento nel buio, non vedo le facce. Nessuno ne parla, nessuno sa niente. Sono gli intoccabili, facce misteriose che tirano le fila di un meccanismo invisibile, talmente al di sopra di noi da farci sentire legittimamente esclusi. E lì, in chissà quali magici o battati saloni, che a voce bassa e con modi raffinati si decidono le sorti del nostro mondo. Dalle guerre di liberazione ai grandi monopoli, dalle crisi economiche alle cadute dei muri, ai massacri più efferati. Mi fa male quando mi portano il certificato elettorale. Mi fa male la democrazia, questa democrazia, che è l'unica che io conosco. Mi fa male la prima repubblica, la seconda, la terza, la quarta.
mi fanno male i partiti, più che altro tutti. Mi fanno male i politici, sempre più viscidi, sempre più brutti. Mi fanno male i loro modi accomodanti, imbecilli, ruffiani. E come sono vicini a noi elettori, come ci ringraziano, come ci amano. Ma sì, io vorrei anche dei bacini, dei morsi sul collo, per capire bene che lo sto prendendo nel culo. Tutti, tutti l'abbiamo sempre preso nel culo, da quelli di prima, da quelli di ora, da tutti quelli che fanno il mestiere della politica, che ogni giorno sono lì a farsi vedere. Ma certo, hanno bisogno di noi, che li dobbiamo appoggiare, preferire, li dobbiamo votare in questo ignobile carosello, in questo grande libero mercato delle facce. Facce, facce, facce che lasciano intendere di sapere tutto e non dicono niente. Facce che non sanno niente e dicono di tutto. Facce suadenti e cordiali, col sorriso di plastica. Facce esperte e competenti che crollano al primo congiuntivo. Facce compiaciute, vanitose, che si autoincensano come vecchie baldracche. Facce da galera, che non sopportano la galera e si danno malati. Facce che dietro le belle frasi hanno un passato vergognoso da nascondere. Facce da bar che ti aggrediscono con un delirio di sputi e di idiozie. Facce megalomani da ducetti dilettanti. Facce ciniche da scuola di partito, allenate ai sotterfugi e ai colpi bassi. Facce che hanno sempre la risposta pronta e non trovi mai il tempo di mandarle a fare in culo. Facce che straboccano solidarietà. Facce da mafiosi che combattono la mafia. Facce da servi intellettuali, da servi gallonati. Facce da servi e basta. Facce scolpite nella pietra che con grande autorevolezza sparano cazzate. Non c'è neanche una faccia, neanche una, che abbia dentro il segno di qualsiasi ideale. Una faccia che ricordi il coraggio, il rigore, l'esilio, la galera. No! C'è solo l'egoismo incontrollato, la smania a fermarsi, il denaro, la vita più schifosa dentro a queste facce impotenti, assetate di potere. Facce che ogni giorno assaltano la mia faccia in balia di tutti questi nessuno. E voi credete ancora che contino le idee? Ma quali idee? La cosa che mi fa più male è vedere le nostre facce con dentro le ferite di tutte le battaglie che non abbiamo fatto. E mi fa ancora più male vedere le facce dei nostri figli con la stanchezza anticipata di ciò che non troveranno. Sì, abbiamo lasciato forse in eredità un normale benessere, ma non abbiamo potuto lasciare quello che abbiamo dimenticato di combattere e quello che abbiamo dimenticato di sognare. Bisogna assolutamente trovare il coraggio di abbandonare i nostri miseri egoismi e cercare un nuovo slancio collettivo, magari scaturito proprio dalle cose che ci fanno male, dai disagi quotidiani, dalle insofferenze comuni, dal nostro rifiuto. Perché un uomo solo che grida il suo no è un pazzo. Milioni di uomini che gridano lo stesso no avrebbero la possibilità di cambiare veramente il mondo.